La mia Betty guarirà. Vattene. La mia Betty non morirà. Fuori, fuori di qui, fuori, fuori. Via. Bambina, bambina cara, svegliati. Apri gli occhi, Betty cara. Io, Susanna Walcott, è stata dal dottor Grigg. Falla entrare, falla entrare. Vieni, Susanna. Allora che cosa dice il dottore? Mi ha ordinato di dirvi che nei suoi libri, per un caso del genere, non riesce a trovare nessuna medicina. E allora deve continuare a cercare. Sì, signore, non ha fatto che cercare nei suoi libri da quando vi ha lasciato, ma mi ha ordinato di dirvi che dovete pensarci voi. Perché deve esserci qualche causa soprannaturale. No, non ci sono cause soprannaturali. Digli che ho mandato a chiamare anche il reverendo Hell di Beverly e che il signor Hell mi darà certamente ragione, che lui si limiti a cercare una medicina. E non pensi a cause soprannaturali. Non ce ne sono. Sì, signore, però mi ha ordinato di dirvelo. Non parlarne in paese, Susanna. Torna a casa e non parlare di cause soprannaturali. Sì, signore. Pregherò per Betty. Zio, dappertutto si parla di stregonerie. Penso che sia meglio che voi andiate giù a smentire personalmente queste voci. Il salotto è pieno zeppo di gente. Resterò qui io con Betty. E che cosa gli dirò? Che ho scoperto mia figlia e mia nipote a ballare nella foresta come delle invasate? È vero, abbiamo ballato. Dite pure che l'ho confessato e magari mi frusteranno in pubblico. Ma la gente parla di stregoneria. E Betty non è stregata. Abigail, io non posso presentarmi davanti alla congregazione quando so che tu non mi hai detto tutto. Che cosa facevate nella foresta? Abbiamo ballato, zio. E quando voi siete saltato fuori all'improvviso, Betty si è spaventata ed è svenuta. Non c'è altro. Io non farei mai del male a Betty. Senti, Abigail, la punizione per te verrà a suo tempo. Ma se tu hai avuto a che fare con gli spiriti nella foresta, devi dirmelo subito, perché i miei nemici verranno senza dubbio saperlo e ne approfitteranno per rovinarmi. Non abbiamo evocato gli spiriti. E allora perché? Perché Betty da mezzanotte non si muove più? La sua condizione è disperata. Voglio sapere la verità o saranno i miei nemici a scoprirla. Dimmi che cosa avete fatto. Abigail, ti rendi conto che molti nemici? L'ho sentito dire, zio. C'è una fazione che è decisa a buttarmi giù dal pulpito. Lo capisci? Credo di sì, signore. E ora in piena lotta si viene a scoprire che la mia casa è il focolaio di pratico scene. Si commettono atti abominevoli nella foresta. Si scherzava. E lo chiami scherzare? Abigail. Se tu sai qualche cosa che può essere di aiuto al dottore, per amor di Dio, dimmelo. Quando vi ho sorprese, ho visto Tituba che agitava le braccia sul fuoco. Perché? E l'ho sentita urlare, frasi sconnesse, si dondolava su quel fuoco come una bestia ferita. Tituba canta sempre le sue canzoni delle Barbados e noi balliamo. Ma non posso fingere di ignorare quello che ho visto e nemmeno i miei nemici lo ignoreranno. C'era una veste buttata sull'erba. Una veste? Sì, sì, una veste. E mi è parso di vedere una persona nuda che correva tra gli alberi. Nessuna di noi era nuda, zio. Vi sbagliate. L'ho visto con i miei occhi. Abigail, cerca di sentire tutto il peso della responsabilità che hai. Perché è in gioco il mio sacerdozio. Il mio sacerdozio. E forse la vita di tua cugina. Qualunque cosa abominevole abbiate commesso, devi dirmelo, perché non voglio rischiare di andare giù a compromettermi quando sarò davanti a loro. Non c'è niente altro. Ve lo giuro. Per tre lunghi anni ho lottato per cercare di piegare questa gente caparbia. E ora che finalmente ero arrivato ad avere un po' di rispetto nella parrocchia, tu vieni a compromettere la mia reputazione. Ti ho dato una casa, figliola. Ti ho dato di che coprirti. Ho diritto ad avere una risposta sincera.
In paese, il tuo nome è assolutamente senza macchia, vero? Certo, e sono sicura. Il mio nome è senza macchia. Abigail, non c'è nessun altro motivo oltre a quelli che mi hai detto per il tuo licenziamento dal servizio della signora Proctor? Ho sentito dire, ti ripeto, quello che mi è stato riferito, che la signora Proctor non viene in chiesa molto spesso quest'anno perché non vuole trovarsi a sedere accanto a qualcosa di immondo. A chi si riferisce questo atteggiamento? Quella mi odia, zio. Mi odia perché mi sono rifiutata di farle da schiava. Una donna astiosa, bugiarda, falsa, senza cuore. Io non voglio lavorare per una donna simile. Può darsi. Tuttavia mi preoccupa il fatto che da 7 mesi tu hai abbandonato la sua casa e nessun'altra famiglia ti abbia voluto a servizio. Perché tutte vogliono delle schiave, non una come me. Se le prendono alle Barbados, le schiave! Io non voglio ammazzarmi per nessuna di loro. Siete pentito di avermi ospitata, zio? No, no. Il mio nome è onorato in paese. Io non tollero che si dica che il mio nome è macchiato. La signora Proctor è una pettegola bugiarda! No, no, non puoi entrare. Buongiorno, signora Proctor, entrare, entrare. Che cosa incredibile. È certo un colpo infernale sulla vostra casa. Ma no, signora Patton. A che altezza volava? A che altezza? Ma non ha volato. Ma certo che è volato. Il signor Collins l'ha vista passare sopra la stalla di Ingersoll. E poi ha detto è scesa giù, leggera come un uccellino. Ma no, signora Patton. Betty non ha mai... Buongiorno, buongiorno, signor Patton. È una vera provvidenza che la cosa sia stata scoperta. Una provvidenza. Che cosa è stato scoperto? Che? Ma ha gli occhi chiusi. Guarda. È strano. La nostra ha gli occhi aperti. Anche Ruth è ammalata? Ammalata non è la parola giusta. Il tocco del diavolo è ben peggio di una malattia, è la morte. La morte con l'unghia forcuta che la distrugge. Oddio, non voglio. Ma che cos'ha Ruth? Che cos'ha? Stamattina non si è svegliata. Eppure ha gli occhi aperti e cammina. Non vede niente, non sente niente e non vuole mangiare. È come se la sua anima se ne fosse andata via. Dicono che avete mandato a chiamare il reverendo Hale a Beverly. Solo per precauzione. Egli ha molta esperienza in tutte le questioni demoniache. Ah, sì? Io... Sì, sì, è vero. Vi ricordate? L'anno scorso scoprì una strega a Beverly. No, signora Anne. Ci fu solo il sospetto che fosse una strega. Sono sicuro che qui non c'è nessun elemento di stregoneria. Nessun elemento di stregoneria? Ma signor padre, sentite! Thomas, vi prego, non parlate di stregoneria. Sono sicuro che voi meno di tutti, Thomas, mi vorreste vittima di un'accusa così tremenda. Non possiamo parlare di stregoneria. Mi piacerebbero tassarmi come un cane idrofobo se la mia casa fosse contaminata. Signor Parris, in ogni contrasto mi sono schierato dalla vostra parte e vorrei continuare a farlo, sempre che si intende... Voi non continuate a ignorare questi fatti. Qui si tratta di spiriti maligni e vendicativi che aggrediscono i nostri figli. Ma Thomas, non potete... Avanti, racconta. Racconta al signor Parris quello che ti è successo. Ho avuto 7 figli, reverendo. E ho dovuto seppellirli tutti senza battesimo. Mai si erano visti nascere bambini così robusti. Eppure mi sono morti tra le braccia, la notte stessa del parto. Non ho mai detto niente, ma nel cuore nutrivo dei sospetti terribili. Fino a che quest'anno la mia Ruth, la mia unica, incomincia a cambiare stranamente, è diventata una bambina chiusa, si consuma, come se una bocca le succhiasse l'anima. E così ho pensato di mandarla dalla vostra Tituba. Tituba? Cosa c'entra Tituba? Tituba sa parlare con i morti, signor Parris. Evocare i morti è un peccato mortale, signora Anne. Ne rispondo io, con la mia anima. Ma chi altro potrebbe rivelarci con certezza l'assassino dei miei bambini? Donna! Sono stati assassinati, signor Parris. Ma giudicate dalle prove.
Ieri sera la mia Ruth era vicina, vicina al loro spirito, io ne sono convinta, reverendo. Altrimenti come si spiega che si sia ammutolita, se non per opera di una forza oscura che le paralizza la lingua? È un segno prodigioso, signor Parris. Ma non vi rendete conto, reverendo, che c'è in mezzo a noi una strega assassina che si nasconde nell'ombra? Lasciate che i vostri nemici dicano quello che vogliono, però voi non potete continuare a ignorare questi fatti. Allora questa notte tu evocavi gli spiriti? Io no, signore. Erano Tituba e Ruth. Oh, Abigail, così hai contraccambiato la mia generosità. Sono un uomo finito. No, non siete un uomo finito. Se prendete l'iniziativa, non aspettate che vi accusino, ma dichiarate voi stesso di avere scoperto degli elementi di stregoneria. In casa mia, Toma, mi distruggerebbero, ne farebbero... Padre, volevo solo vedere come sta Betty. Perché non sei rimasta in casa? Chi c'è con Ruth? È venuta la nonna. Ruth sta un po' meglio, credo. Poco fa ha fatto un fortissimo starnuto. Un segno di vita. Non starei più in pensiero, signora Putnam. Era uno starnuto magnifico. Un altro così le rimetterà la testa a posto. Ne sono sicura. Mi dispiacerebbe andarvene adesso, Thomas. Vorrei restare solo per pregare un po'. Sì, è da mezzanotte che pregate. Perché non scendete giù, invece? No. No, non saprei che cosa dire a quella gente. Aspetterò che arrivi il reverendo Hell. Non vi dispiace, signora Ann? Datemi ascolto, signor Parris. Accettate questa battaglia con il diavolo e tutto il paese vi benedirà. Venite giù, parlate con i vostri fedeli, pregate insieme con loro. Attendono ansiosi una vostra parola, signore. Io mi auguro che vorrete pregare con loro. Canteremo un salmo tutti insieme. Ma non parlate di stregoneria, mi rifiuto di discuterne. Ho già avuto abbastanza liti nella parrocchia, non ne voglio più. Mercy, vai a casa e resta con Ruth, hai capito? Sì, signora. Se tenta di avvicinarsi alla finestra, chiamatemi subito. Sì, zio. Oggi ha una forza soprannaturale nelle braccia. Ma che cos'ha Ruth? Cose dell'altro mondo, non so, da ieri cammina come una morta. Adesso basta, Betty. Alzati subito. E provate a dargliene. A Ruth gliene ho date forte e si è svegliata per un momento. Dai, lascia fare a me. Può tornare lo zio. Ora senti, se ti fanno delle domande, di pure che abbiamo ballato. Tanto gliel'ho già detto. Va bene. Nient'altro. Lui sa che Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth. E poi? Ti ha vista nulla. Gesù. Che cosa facciamo? Il paese è in subbuglio. Vengo adesso dai campi, anche là. Si parla di stregoneria dappertutto. Vedrai, Abby, diranno che siamo delle streghe. Facciati fare la spia, lei, lo so. Abby, dobbiamo parlare. La stregoneria è un delitto che porta la forca, come è successo a Boston 2 anni fa. Abby, dobbiamo dire la verità. Tutto al più ti frusteranno per aver ballato e per le altre cose. Ci frusteranno. Io non ho fatto niente, Abby. Io ho soltanto guardato. Brava a te a guardare, Mary Warren. È il coraggio da spia. Betty! Su, Betty, cara, alzati. Sono Abigail. Te le do, sai, Betty! Su, su che stai meglio. Ho parlato con il tuo papà, Betty, e gli ho raccontato tutto. Sa tutto quello... Ma voglio la mamma! Betty! Betty, sei morta! La tua mamma è morta, è sepolta. Voglio volare da mia mamma! Lasciami volare! Sa tutto quello che abbiamo fatto, tutto! Hai bevuto sangue, Abby, questo non gliel'hai detto. Questo non devi dirlo, Betty. Mai, hai capito? Mai più! È vero, è vero. Hai bevuto sangue stregato per far morire la moglie di John Pratt. Hai bevuto sangue per far morire la signora Pratt. Basta adesso, mamma! Basta!
E adesso voi due, sentitemi bene. Abbiamo ballato e Tituba ha chiamato dal sepolcro le sorelline di Ruth. E basta, intesi? E attente, se uno di voi due dice una sola parola, fa il minimo accenno alle altre cose. Io vengo da voi in una notte terribile e nera a invocare una tal dannazione da farvi agghiacciare. E voi sapete che sono capace di farlo. Ho visto gli indiani fracassare le teste ai miei cari genitori. Sul guanciale, proprio vicino a me. Ho visto succedere cose tremende di notte. Per cui mi sento capace di farvi desiderare di non avere mai visto tramontare il sole. E adesso tu, tirati su e finiscila! Che cosa le prende? Abby, muore! È un peccato chiamare gli spiriti e non... Ti dico, piantala, Mary Warren! Vado subito a casa, signor Proctor. Sei impazzita, Mary Warren? O sorda? Non ti avevo proibito di allontanarti da casa? Perché ti passo uno stipendio. Devo badare più a te che alle mie vacche. Volevo solo vedere le strane cose che succedono in paese. Te lo faccio vedere io quello che succede una di queste mattine con una buona sculacciata. Fila via! Mia moglie t'aspetta e c'è da fare. Meglio che vada anch'io. Devo sorvegliare Ruth. Addio, signor Proctor. Quasi dimenticata come sei forte. John Proctor. Cos'è quest'altro guaio? Fa la stupida, nient'altro. Sulla strada davanti a casa mia da stamattina c'è una vera processione verso Salem. In paese non si parla che di stregoneria. Che sciocchezze. Stanotte siamo stati a ballare nel bosco e lo zio ci ha sorprese. Lei si è spaventata ed è svenuta, ecco. Fai ancora la cattiva, eh? Finirai sulla forca molto presto. John, dimmi una parola. Una parola dolce. No, Abby, no. È finita. Hai fatto 5 miglia per vedere volare quella stupida. Ti conosco troppo bene. Volevo vedere che altri guai sta combinando tuo zio. Levatelo dalla testa, Abby. John... Tutte le notti ti aspetto. No, Abby, no, è finita. Non ti ho mai promesso niente. Mi hai promesso molto, invece. Abby, levatelo dalla testa. Non verrò mai più da te. Ti piace scherzare. Abby, può darsi che ogni tanto io pensi ancora a te con tenerezza. Non mi farei tagliare una mano, piuttosto che toccarti ancora. Abby, levatelo dalla testa. Non ci siamo mai toccati. Così? E come? No, Abby, no. Mai toccati. È meraviglioso che un uomo così forte si lasci intimorire da una donna malata. Lascia stare, Elizabeth. Lei sputa sul mio nome in paese. Dice tante bugie sul mio conto. È una donna malata e piagnucolosa. Ti lasci rovinare. Ti fai trattare come... È giusto, sai. Dov'è? Il John Proctor mi ha svegliato dall'incoscienza e ha acceso un fuoco dentro di me. Prima non mi rendevo conto dell'ipocrisia di Salem. Io non capivo l'insegnamento di menzogne che mi davano tutte quelle brave donne cristiane e i loro mariti devoti. E ora io dovrei spegnere questo fuoco dentro di me. Non voglio. Non posso. Mi hai amata, John Proctor. E anche se è peccato, tu mi ami ancora. Oh, John, abbi pietà. Abbi pietà di me. La bambina. Betty. Betty. Betty, non fare così. Non piangere, Betty, non urlare. Cosa succede? Cosa le fate? Betty, Betty. Appena Betty. Hai sentito cantare, si è tirata su di colpo. E ha incominciato a gridare. Il salmo! Il salmo! Non sopporta di sentire il nome del Signore! Mercy, corri dal dottore, digli quello che è successo. È la prova! Sentite me, è la prova! Signora Nurs, è un chiaro segno di stregoneria, un segno straordinario! Mia madre me lo diceva sempre, quando non sopportano di sentire il nome del Signore. Rebecca, Rebecca, aiutatela!
Siamo perduti, non può sentire il nome del Signore. Al momento opportuno si sveglierà. State calmi, per piacere. Ho 11 figli e sono 26 volte nonna. E ho visto tutti i bambini attraversare dei periodi di stranezza. Quando ci si trovano, riescono a stancare persino il diavolo, che riesce appena a tener dietro alle loro stravaganze. Si sveglierà quando si sarà stancata di dormire. L'anima di un bambino non si riesce mai ad afferrare correndogli dietro. Bisogna star fermi. E tornerà da sola, per amore. Sì. Sì, questo è vero, Rebecca. Non è questione di stranezza, Rebecca. La mia Ruth è svanita e non vuole mangiare. Forse non ha fame. Spero che non abbiate intenzione di andare in cerca di spiriti maligni, signor Paris. In giro se ne sente parlare. Nella parrocchia si è diffusa l'opinione che tra noi si nasconde il diavolo. Io vorrei convincerli che si sbagliano. Allora uscite e dite loro che si sbagliano. Avete consultato gli amministratori della parrocchia prima di mandare a chiamare quel sacerdote perché venga a dare la caccia al diavolo? Non viene a dare la caccia ai diavoli. E allora perché viene? Perché nel nostro villaggio ci sono dei bambini che muoiono, signor Proctor. Non ho visto nessun moribondo. La congregazione non esiste soltanto per fare i vostri comodi, signor Putnam. Avete convocato una riunione? Ne ho abbastanza di riunioni. Non si può fare un passo senza dover convocare una riunione. Sì, un passo sì, purché non sia in direzione dell'inferno. Appena il reverendo Hale sarà qui arrivato, noi procederemo subito alla ricerca di indizi di stregoneria. Signor Putnam, non avete nessun diritto di dare ordini al signor Parris. Nella nostra congregazione si vota per appello nominale. E non in ragione degli acri di terra che uno possiede. Non vi ho mai sentito tanto preoccupato per la nostra congregazione, signor Proctor. E sì che credo di non avervi visto in chiesa dall'ultima volta che ha nevicato. Ho già abbastanza guai per potermi permettere il lusso di fare 5 miglia a piedi per venir qui a sentir predicare il fuoco dell'inferno di dannazione eterna. Ve lo dico sinceramente, signor Parris. In questi ultimi tempi molti altri come me hanno disertato la Chiesa perché voi non vi nominate quasi più il nome di Dio. Questa è un'accusa grave. È abbastanza vero. Molti esitavano a portarvi i loro bambini. Io non predico per i bambini, Rebecca. Del resto non sono i bambini che trascurano i loro obblighi verso questo ministero. Pensate davvero che ci siano delle persone che trascurano? Sì, sì, più della metà del paese di Salem. Molti di più, di più, di dov'è, più. Dov'è la mia legna? Nel mio contratto è stabilito che mi si deve fornire legna a sufficienza. Da novembre aspetto la consegna di un solo pastello, ho dovuto esibire le mie mani, piene di geloni, come un mendicante di Londra. Non sono abituato a vivere di stenti. Per servire il Signore ho abbandonato un fiorente commercio nelle Barbados. Non riesco a capire perché debba essere così cacciato fuori da qui. Non posso dire una parola e sollevo subito un putiferio di discussioni. Credo che ci sia di mezzo lo zampino del diavolo, sì. Sì, perché ci deve essere una fazione nel paese, in seno alla Chiesa. Non sono cieco, una fazione, un vero partito. Contro di voi? Contro di lui e contro l'autorità costituita. Allora voglio proprio trovarlo, questo partito. E iscrivermi subito. Non dice sul serio. Lo ha dichiarato ora. Lo dico in tutta sincerità, Rebecca. Non mi piace l'odore di questa autorità. Ma non potete mancare di carità verso il vostro ministro. Siete di tutt'altra natura, John. Stringetegli la mano. Fate la pace. Ho ancora da seminare. E la legna da trasportare a casa. Prego, qualcuno prenda questi.
Signora Eck, che piacere rivedervi. Sono pesanti. Naturale. È il peso dell'autorità. Siete venuto ben preparato. Avremo bisogno di uno studio profondo se c'è da scovare il vecchio maligno. Rebecca Nurs? Sì, signore. Mi conoscete? È strano come vi abbia riconosciuta subito. Suppongo sia perché avete l'aspetto che si addice a un animo generoso. A Beverly abbiamo tutti sentito parlare delle vostre grandi opere di carità. Conoscete questo signore, reverendo? È Thomas Putnam. E questa è sua moglie, la brava signora Anna. Putnam? Non mi aspettavo di trovarmi in così eletta compagnia, signore. Non sembra che ciò abbia molto peso qui oggi, reverendo. Noi speriamo che voi possiate venire a casa nostra per guarire la nostra bambina. Anche vostra figlia è sofferente? Si direbbe che la sua anima sia volata via. La bambina dorme, eppure cammina. E non mangia. Non mangia. Anche voi avete dei figli ammalati. Ho sentito dire che sareste un uomo pieno di buonsenso, signor Hale. Spero che abbiate la generosità di lasciarne un po' qui. A Salem. Volete visitare la mia bambina, reverendo? Ha tentato di buttarsi dalla finestra e stamattina l'abbiamo sorpresa sulla strada maestra che agitava le braccia come se volesse volare. Cerca di volare. E non sopporta di sentire il nome del Signore, reverendo. È un segno sicuro di stregoneria. No? No, no, no. Ora lasciate che vi spieghi. Non bisogna lasciarsi sviare dalla superstizione. Il diavolo è inequivocabile. I segni della sua presenza sono concreti come la pietra. Ma devo avvertirvi che mi rifiuterò di agire se non siete disposti ad accettare il mio giudizio, anche nel caso in cui io non trovassi sulla ragazza nessun indizio del marchio dell'inferno. D'accordo, signore, siamo tutti d'accordo. Accetteremo il vostro giudizio. Intesi. Dunque, reverendo, qual è il primo sintomo che avete notato di queste stravaganze? Ecco, signore, io l'ho sorpresa con mia nipote e una decina di altre ragazze a ballare nella foresta la notte scorsa. Voi permettete il ballo? No, no, signore, lo facevano di nascosto. Una schiava del signor Paris è pratica di fatture, signore. Non possiamo esserne certi, signora Anna. Lo so io, signore. Ho mandato la mia bambina perché si facesse dire da Tituba chi è stato ad uccidere le sue sorelline. Signora Anna, avete mandato una bambina a evocare i morti. Lasciate che sia Dio a giudicarvi, Rebecca, non voi. Non permetterò più che voi vi giudichiate. È forse naturale perdere 7 figli prima che abbiano vissuto un solo giorno. Sette. Morti appena nati. Che libro è? Ci trovate qualche cosa, signore? Qui sono catalogati tutti gli spiriti che conoscete, la causa dei vostri incubi e delle vostre debolezze. Le streghe che strisciano sulla terra e vanno per aria e per mare, gli stregoni della notte e quelli del giorno. Ma non dovete avere più paura. Se il diavolo si nasconde in mezzo a noi, lo scoveremo. E io lo schiaccerò, annientandolo, non appena avrà mostrato la sua grinta. La bambina soffrirà, signore? Non lo so. Se è veramente in potere del demonio, sarà forse necessario squartare ed estirpare per liberarla. Allora io me ne vado. Sono troppo vecchia per assistere a cose simili. Rebecca, oggi forse riusciremo a liberarci da tutti i nostri guai. Lo spero. E pregherò Dio per voi, signore. Spero non vorrete insinuare che tra noi si nasconda Satana. Chi lo sa?
Ora statemi a sentire. Se il diavolo si è impossessato di lei, assisterete in questa camera cose terrificanti. Perciò vi prego di stare attenti. Signor Patran, state pronto lì vicino per il caso in cui si mettesse a volare. E ora, Betty cara, vuoi tirarti su? Mi senti? Sono John Hale, il reverendo di Beverly. Sono venuto per aiutarti, cara. Ti ricordi delle mie due bambine a Beverly? Perché dovrebbe essere il diavolo? Perché avrebbe scelto proprio la mia casa per manifestarsi con tanta gente dissoluta che c'è in paese? Che vittoria sarebbe per il diavolo conquistare un'anima già perduta? Il diavolo vuole sempre conquistare il migliore. E chi può essere migliore del sacerdote? Betty, rispondi al signor Hale. Betty! C'è qualcuno che ti perseguita, cara? Può anche non essere un uomo o una donna. Magari un animale che ti viene vicino restando invisibile agli altri. Un maiale, un topo o qualunque altro animale. Senti la presenza di qualcuno che ti ordina di volare. In nomine Domini Sabaoth, sui filique, ite ad infernos. Abigail, che genere di balli facevi con lei nella foresta? Ballo qualunque. Credo di avere il dovere di dire, signore, che sull'erba del prato dove le ragazze ballavano ho veduto una pentola. C'era la minestra. Che genere di minestra c'era in quella pentola, Abigail? Di lenticchie, mi sembra. Parris, non avete notato per caso qualcosa di vivo in quella pentola? Un topo, un ragno, una rana? Sì, credo di aver notato qualcosa che si muoveva nella minestra. È saltata dentro da sola, non ce l'abbiamo messa noi. Che cosa è saltato dentro? Una piccola rana. Una rana, Abby? Abigail, tua cugina sta forse per morire. Avete evocato il diavolo ieri sera? No, signore, io no, signore. Tituba. Ha evocato il diavolo? Vorrei parlare con Tituba. Volete condurlo su, signor Hale? Come ha fatto a chiamarlo? Non lo so. Parlava il dialetto delle Barbados. Non hai sentito niente di strano mentre lo evocava? Un improvviso vento freddo, la terra che tremava sotto i piedi. Non ho visto nessun diavolo, io. Betty! Betty, svegliati, Betty! Non Betty! Devi cercare di sfuggirmi, Abigail! Tua cugina forse ha bevuto un poco del brodo che c'era in quella pentola? No. E tu l'hai bevuto? No, signore. Ma Tituba ti ha detto di berne. Ha tentato, ma io non ho voluto. Perché cerchi di ingannarmi? Ti sei venduta a Lucifero? No, signore, sono una brava ragazza, io sono una ragazza onesta! È stata lei a farmelo bere, e anche a Betty! Abby! Mi ha obbligata a bere il sangue! Sangue? Il sangue delle mie bambine! No, sangue di gallina. Le ho fatto bere sangue di gallina. Tituba, tu hai fatto una fattura a questa bambina, è vero? Stavi reclutando anime per il diavolo, è vero? Mi ha fatto una fattura! In chiesa. Mi fa ridere durante le preghiere. Sì, è vero, l'ho visto ridere spesso durante le preghiere. Viene a prendermi tutte le notti per portarmi a bere del sangue. Me l'hai chiesto tu. Lei a supplicarmi di fare una fattura. Bugiarda! Viene da me quando dormo e mi fa sognare cose oscene. Cosa dici, Abby? Mi sveglio e sono in piedi davanti alla porta aperta, senza niente addosso. La sento sempre ridere mentre dormo. La sento cantare le sue canzoni delle Barbados e mi tenta... No, Reverendo, ti tuba! Ti ordino di svegliare questa bambina! Non ho nessun potere sulla bambina, Reverendo. Sì che lo hai! E devi liberarla. Quando hai firmato il patto col diavolo? Io mai, mai, mai! Ti tubo, confesso, ti porto fuori e ti frusto fino a farti morire! Questa donna deve essere impiccata! Deve essere presa e impiccata! No, no, non impiccatemi! Gli dirò che non voglio più lavorare per lui, signore. Il diavolo? Allora l'hai visto! Senti, Tituba,
Io so che quando ci si è legati con l'inferno è molto difficile liberarsene. Ma noi ti aiuteremo a ritornare libera. Reverendo, io credo che ci siano molte altre persone che stregano queste bambine. Chi? Non lo so, reverendo. Il diavolo si serve di molte altre streghe. Davvero? Tituba, guardami negli occhi. Guardami negli occhi! Tu vuoi essere un'onesta cristiana, non è vero? Confessati e lascia che la luce benedetta del Signore ti illumini. Sia benedetto il Signore. Quando il diavolo viene da te, viene con qualche altra persona. Forse qualcuno del paese. Qualcuno che tu conosci. Con chi viene? Con Saragutta. Ma mi hai visto con Saragutta o con Osborne? Chi è, uomo o donna? Uomo, donna e donna! Donna, hai detto donna, chi è? Non lo so, è buio. E vuoi vedere lui, perché non puoi vedere anche lei? Ecco, parlano sempre, corrono di qua, di là, si danno un grande affare. Ma sono di Salem, streghe di Salem? Sì, signore. Tituba, noi ti proteggeremo. Il diavolo non può prevalere sul ministro di Dio. Tu hai confessato il tuo peccato di stregoneria e hai dimostrato così di volere sposare la causa del paradiso. Noi ti benediremo. Dio benedica voi, signore. Tu sei lo strumento che Dio ci ha messo nelle mani per scoprire gli agenti del diavolo nascosti in mezzo a noi. Volta le spalle al diavolo e guarda verso Dio, Tituba. E Dio ti proteggerà. Dio protegga Tituba. Chi è venuto da te col diavolo? Due? Tre? Quattro? Quanti? Erano quattro. Chi? I nomi? Quante volte mi ha comandato di uccidervi? Uccidermi? Diceva che il signor Paris deve essere ucciso. Il signor Paris non è uomo di buon cuore. Il signor Paris è un uomo cattivo, spietato, e mi comandava di alzarmi dal letto e di tagliarvi la gola. Ma io ho detto no. Io non odio quell'uomo. Io non voglio uccidere quell'uomo. Ma lui mi diceva, tu lavori per me, Tituba. Io ti farò libera e ti darò anche un bel vestito nuovo e ti manderò su in cielo e potrai tornare volando le Barbados. No, non è vero, diavolo, non è vero. Ma poi lui torna in una notte di tempesta e mi dice, guarda, ho anche gente bianca che lavora per me. E io ho guardato. Voglio confessarmi! Voglio che la luce di Dio mi illumini, voglio l'amore di Gesù. Ho ballato per il diavolo. L'ho visto. Ho firmato il suo libro. Voglio tornare a Gesù. Gli bacio la mano. Ho visto Sarah Good col diavolo. Ho visto la signora Osborne col diavolo. Ho visto Bridget Bishop col diavolo. Ho visto George Jacob col diavolo. Ho visto la signora Hope col diavolo. Parla. Sia gloria a Dio. L'incantesimo è sciolto. Sono libere. Ho visto Martha Bellows col diavolo. Ho visto la signora Silver col diavolo. Vado a chiamare l'ufficiale giudiziario! Ho visto Alice Barron col diavolo! Ho visto Martha Hawkins col diavolo! Ho visto la signora Bieber col diavolo! Ho visto la signora Hawkins col diavolo! Ho visto Sarah Good! Ho visto la signora Osborne col diavolo! Ho visto Martha Bellows col diavolo! Ho visto la signora
perché così tardi? È quasi buio. Sono stato a seminare lontano oggi. Ho seminato lontano da qui, ai confini del bosco. Allora hai quasi finito. La semina è finita. I ragazzi dormono? Dormiranno fra poco. Adesso non ci resta che sperare in una buona estate. Sì. Come ti senti oggi? Bene. È coniglio. Dalla trappola di Jonathan? No. È entrato in casa nel pomeriggio. L'ho trovato accucciato in un angolo, come se fosse venuto a farci visita. È una visita di buon augurio. Speriamo. Mi ha fatto pena di doverlo scuoiare. È condito bene. Ho cercato di cuocerlo come meglio potevo. È tenero. Sì, sì, sì. Abbastanza. Penso che quest'anno i campi saranno verdi molto presto. Sotto le zolle la terra è calda come sangue. Bene. Se il raccolto è buono, voglio comprare la giovenca di George Jacob. Ti piacerebbe? Sì. È per farti piacere, Elizabeth. Lo so, John.